ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Lo spero, non vedo l'ora, magari già sabato e con una vittoria sarebbe il massimo. Brama il primo gol in maglia recanatese, Guido Marilungo, 3 partite su 4 finora. La punta di Montegranaro non esulta dal marzo 2021, dal Carrarese Livorno 4-2. Ci riproverà domani alle 14.30 contro la Torres all'Elvia Recina di Macerata. Sappiamo che non sarà facile, però abbiamo voglia di fare la prima vittoria, ce lo meritiamo, quindi dobbiamo dare il massimo sabato per fare i 3 punti. A digiuno di vittoria la Recanatese, lo stesso la Torres, 1 punto sotto in classifica. I sardi hanno appena preso l'attaccante Stefano Scappini nell'ultima stagione alla Reggiana. Sardi nelle Marche coi recuperati Diakité, Gianola e Liviero, ma senza Sorgente, Scotto e Campagna. Marilungo però preferisce guardare alle questioni di casa giallorossa. Possiamo fare molto meglio dal mio punto di vista, perché secondo me abbiamo grandi margini di miglioramento sia a livello singolo che a livello di squadra, quindi dobbiamo fare ascoltare il mister che ne sa parecchio e migliorarci di giorno in giorno, e poi le cose verranno. Serve un po' di pazienza per la C riguadagnata dopo 74 anni. Marilungo, che a Recanati vuole anche rilanciarsi, è ottimista per l'obiettivo salvezza. Siamo una buona squadra, siamo un grande gruppo e possiamo ancora, la cosa positiva che abbiamo fatto 3 pareggi e una sconfitta, e possiamo ancora migliorare moltissimo. Quindi i presupposti sono tutti buoni, dobbiamo soltanto seguire il mister e lavorare.